E allora che finì tutto il sussuro, speciar la zone l'adese dai ponti, e comodarla mi muro par muro, tutta forte nel circolo dei mondi. È un nastro di vita. Io ho vissuto per 15 anni andando a dormire con il rumore della corrente dell'Adige. È sempre stata la mia infanzia, la mia adolescenza, insomma, rappresenta un po' la mia vita. È proprio un'altra prospettiva della città, insomma, del paesaggio. Io avrei già fatto un ristorantino galleggiante a Mille Muri. Stare un giorno qui, in silenzio, all'aria aperta, è impagabile. Cioè, si parte dal presupposto che ogni cosa ha il proprio suono, mi viene da dire che anche un fiume ha il proprio suono. Quello che abbiamo fatto. Poi quando si entra nella città, l'argine divide l'Adige dalla vita, anche se lo rende ancora più affascinante, perché sembra entrare nelle case, sembra entrare dentro il cuore della città. Adige, Adige, Adige. Che proprio l'Adige, Adige, dove sa l'Adige, Adige, il son dell'Adige.